Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo avanti ad aprire il calendario dell'avvento. Questa volta apriamo le caselline che vanno dal 15 al 20, perché poi le ultime, dal 21 al 24, le faremo il 21, che è sabato. Quindi oggi apriamo dal 15 al 20. Allora, iniziamo subito con il 15 e qua troviamo allora, nel 15 troviamo bellissimi, sono tre biglietti in cartoncino, abbiamo questo, questo col pupazzo e questo. Poi andremo a vedere sul librettino che cosa ci consigliano di fare. Poi andiamo a cercare il 16. Ops, vabbè. Nel 16 ancora abbiamo altri tre cerchiolini. Spero che non siano ancora quelli da mettere nelle candele perché veramente stavolta è un po' deludente la cosa se sono ancora quelli, perché ne ho già trovati due. Poi nel 17 abbiamo un altro codice per un altro file digitale e poi andiamo a vedere che cosa è. Poi abbiamo il 18, oh, il 18 dovremmo avere dentro una penna, infatti, e anche qui ci sono su le scritte in giapponese, per cui credo sia una bella cosa per l'hand lettering. Vediamo subito. Io comunque tutto quello che sono le penne giapponesi le adoro. Allora, sembrerebbe un pennarellino, vediamo un attimino. Sì. Però c'è. Ah, ok, è una doppia punta, quindi ha una punta tipo l'estabilo, mentre una punta pennarellino. Bella anche questa, ovviamente tutte le scritte in giapponese. Poi andiamo ad aprire il 19 che è qua in alto. Nel 19 abbiamo un washi tape. È appunto il washi perché è di carta e vabbè, è semplice, è tutto rosso, però bellissimo. E infine apriamo il 21 e nel 21 abbiamo un'altra scatolina come quella che avevamo trovato nera. Allora andiamo a vedere il libretto. Il 15 ci fa vedere appunto i tre bigliettini con cui fare delle scritte usando appunto i pennarelli che abbiamo trovato. Poi nel 16 ancora questi cerchietti da mettere nelle candele. Vabbè, un'idea carina, però sinceramente tre caselle con questo, insomma, potevano inventarsi qualcos'altro. Nel 17 che avevamo appunto il file digitale da scaricare. Dovrebbe esserci, se non ho capito male, io non so il tedesco, però ho cercato di interpretare quello che c'è scritto. Qui parla di un foglio A4 di carta, per cui presumo che il file digitale contenga appunto questa carta che è stata utilizzata per impacchettare, che è un foglio con su tutte le scritte in hand lettering. Poi nel 18 abbiamo trovato la penna e qua appunto fa vedere sempre fare l'hand lettering. Nel 19 il washi tape, appunto, si possono fare dei biglietti utilizzando questo washi, creando appunto questo disegno delle candeline. Poi andiamo a vedere il 20, che però non vi spoilerò il 21. E qua Boxing Day fa vedere un esempio appunto della scatolina che può essere decorata con lo stencil dell'alberello colorato e poi il washi tape. Bella idea anche questa, molto carina. Bene, anche per questa settimana è tutto. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito. Vi invito a lasciarmi tanti pollici in su, ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e ci vediamo sabato prossimo per l'ultima apertura degli ultimi giorni. Al prossimo video, ciao!